diciamo, dal rapporto politico che c'è stato per 20 anni. Allora, definito lo scudetto della Juve illegale. Io ho cercato di fare ovviamente una provocazione ed è un'estremizzazione di un ragionamento che si basa su questo, e cioè il Napoli quest'anno ha vinto lo scudetto della legalità perché ha rispettato in campo e fuori, anche attraverso i suoi tifosi che non hanno mai, diciamo, violentemente attaccato o insultato i tifosi avversari, che hanno in campo rispettato le regole a partire da quelle del bel gioco, no? Ma anche le regole poi tecniche fissate per il gioco del calcio. Se il Napoli ha vinto quello della legalità, c'è un'altra squadra che ha vinto, diciamo, uno scudetto bypassando, diciamo, sorvolando, diciamo così, l'osservanza di alcune regole. E oggi lo possiamo dire perché siamo aiutati da uno strumento tecnico che prima non c'era, che in una prima parte del campionato ha funzionato e poi ha smesso di funzionare. Un'idea, diciamo, che peraltro è stata espressa da tante altre persone in vari modi, poi definirlo uno scudetto ingiustamente vinto, uno scudetto non meritato, uno scudetto rubato, come è stato detto. Per me la mancanza del rispetto delle regole si traduce nell'illegalità. Oggi lo scudetto della Juve è stato definito uno scudetto illegale? Nel senso semantico, cioè al di fuori delle regole. Sono state evidenti le mancate applicazioni di regole clamorose. È successo in Inter Juve, è successo successivamente, è successo anche precedentemente. È veramente assurdo che nessuno parli, e noi abbiamo voluto mettere sul piatto questa tipologia di indignazione.